È un mondo nuovo quello delle persone che oggi in Italia hanno bisogno di aiuto immediato, non solo per mangiare, ma anche per pagare le bollette, i medicinali o l'affitto. E le prime ad accorgersene sono le Caritas diocesane. Avevamo prima un numero di persone, di famiglie che venivano, adesso abbiamo triplicato nel giro di 10 giorni. E facciamo tantissimi pacchi. Persone che vivevano del loro lavoro, del loro impegno quotidiano, che oggi non hanno la possibilità di mantenere la propria famiglia, non hanno più la possibilità di acquistare cibo. Il bisogno di dire ci siamo anche noi. Avevamo la possibilità di lavorare fino a 2 settimane fa, chi come cameriere, chi come barista, chi o comunque all'interno dell'ambito della ristorazione o di altri esercizi commerciali. E con la chiusura c'è stato davvero un incremento di queste persone. Paghiamo in maniera considerevole lo scotto del lavoro sommerso, del lavoro a nero. La Caritas di Aversa, come altre Caritas sul territorio, sono al lavoro anche per mappare le nuove famiglie e i singoli che si trovano all'improvviso in emergenza in termini di povertà e quindi di emarginazione. In questi giorni di grande difficoltà per tutto il paese, abbiamo messo in campo diversi servizi per poter garantire il pranzo e la cena ai propri familiari. Associazioni di cittadini si sono messe insieme per dare una mano in tutti gli angoli del paese. Qui siamo a Roma, i volontari della Protezione Civile portano diverse derrate alimentari da distribuire da nord a sud nella capitale.